Hai presenti? No, non mi devi registrare perché altrimenti mi emoziono. Allora, non l'abbiamo organizzata in una maniera, è stata pensata così, in pochissimo tempo. Grazie veramente al feeling creato con i docenti. È partito insomma da un'idea, sensibilizzare i ragazzi sul tema appunto sulla violenza e quant'altro, e quindi abbiamo detto perché non fare qualcosa l'8 marzo, è partito, allora facciamo il flash mob che è stato pubblicizzato veramente tanto in tutte le piazze del mondo. Qui non siamo riusciti a organizzare, come sapete noi docenti veramente veniamo da fuori e non riusciamo nemmeno a collegarci tra di loro, quindi per comunicare effettivamente su Facebook ci siamo attrezzati anche noi con telefonate e quant'altro. Quindi è partito dal balletto e dovevamo vedere un film, quindi doveva rimanere una cosa quindi, tra di noi, in classe, eccetera. Dopodiché abbiamo avuto difficoltà nel reperire questo film, all'ultimo momento, grazie alla collega, ha pensato di far leggere delle cose che loro avevano già letto in classe, e quindi riflessioni anche sulla storia delle donne. Ora vediamo che cosa hanno preparato nemmeno io appunto lo so, e quindi è partita così, non è stato organizzato ecco nei tempi giusti, quindi è così un po' improvvisato, ma l'importante è appunto il tema, ecco, il messaggio che deve arrivare a tutti quanti, ai ragazzi naturalmente, che poi la devono alle donne e agli uomini. Ok, allora possiamo